Ciao amici, seguitemi in questo giro del lago, il lago di Anterselva. Si trova nella valle di Anterselva in Alto Adige. Facciamo tutto il giro insieme. Sì. Leggo io la leggenda del lago di Anterselva, dove oggi c'è il lago di Anterselva, si trovavano tre masi, i cui abitanti erano molto duri di cuore contro i poveri. Un giorno, durante la sagra del paese, venne un vecchio mendicante. Vivo! Abbiamo già fatto un bel pezzo di strada, stiamo girando tutto intorno al lago, fino ad arrivare dall'altra parte dove c'è il ristorante e dove ci sono delle spiaggette dove si può prendere il sole. Si sale un pochino. Sì. Sì, la signora dice che questa polvere che si vede stamattina non c'è mai stata, forse perché ha piovuto. Di solito è limpidissimo qui. Vediamo se nel pomeriggio va via. Bello, molto bello. A quest'ora c'è una pace, poi sicuramente dopo si riempie di gente. A dopo. Ecco Vittorio, stai facendo pure te le foto? Ci sono molte descrizioni, Vittorio le sta leggendo tutte, si sta facendo una cultura sulla flora e la fauna del bosco, molto interessanti. Buongiorno. Quindi sono i figli qua. Ah, Aspetta che allargo. è una trota che io ho appresso. Una trota? Sì, c'è una trota che sta in mezzo tra i due piccoli, che fa la mamma avanti. Ma io non vedo. Allora, abbiamo fatto diciamo mezzo giro, vedete com'è bello pulito qui, limpido, c'è gente che ci prende il sole, se non addirittura il bagno, anche se lo vedo un pochino profondo. Questi che vedete sono gli omini di pietra, Sono le una trote. volta li usavano i Istruzioni. viandanti per segnare i sentieri, adesso è diventata diciamo una moda, una sorta di Porta fortuna. portafortuna.
anch'io ho messo una pietrina sopra. Qui c'è il belvedere, bellissimo, guardate, con tutti i monti intorno e il verde. Ok, adesso andiamo un attimino, ci prendiamo un caffè, facciamo una piccola sosta e poi continuiamo a fare il giro fino ad arrivare di nuovo dove abbiamo messo la macchina. Adesso torniamo dall'altra parte. E dove si va? Ci sarà un ponte poi che scende. Ah no, perché noi andiamo diretti al posteggio dove abbiamo lasciato la macchina. Capito, capito. Pensavo che era una passeggiata. Invece è abbastanza. Vabbè. Ci prepariamo per la prima escursione che faremo, perché ancora abbiamo fatto solo passeggiate. Ora viene il bello. Ah, bene. Tranquilla, ma un po' umidina. Vittorio si sta facendo una cultura, si legge tutti, come si chiamano? Vabbè, le postazioni con le descrizioni della natura. Ah, Qui adesso spiega la lavagna, c'è anche la foto della bene. notte del 17 marzo dell'anno 2000. Bene, siamo arrivati quasi al posteggio. Abbastanza lunghetto, un giretto non faticoso perché a parte qualche pezzettino in salita è tutto abbastanza leggero. C'era scritto un'ora per il percorso, ma ce ne vuole molto di più, anche perché ci fermiamo a fare foto, qualche sosta, quindi un paio di ore ci vogliono. No, vecchio. Che bello, fatto proprio sul tronco, dai. Un tronco. Penso che esistesse, no? Siamo arrivati alla fine del percorso dove ci sono questi cerbiatti, cervi, ma stanno molto bene, tranquilli che stanno benissimo, sono anni, tanti anni che stanno qui, hanno le loro casette, figliano, l'ambiente poi è bellissimo con il lago. Dunque noi abbiamo iniziato il percorso sul sentiero sulla sinistra. E qui siamo sulla destra perché qualcuno inizia anche a rovescio a fare il giro, però fatto così come l'abbiamo fatto noi è bellissimo. A questo punto ce ne andiamo a riprendere la nostra macchina, facciamo qualche altra foto. Spero che vi sia piaciuto questo giretto del lago, molto carino, non molto faticoso e bello. Ciao a tutti.